Ormai da tempo era stato elevato il grido d'allarme verso il prefetto e le forze dell'ordine dello stato di difficoltà in cui versano i comuni del litorale nelle vicinanze di Roma. In particolare il sindaco della Dispoli, Crescenzo Paliotta, aveva manifestato a più riprese i disagi dei cittadini residenti che si sentono privi di protezione. Questa mattina è stata condotta un'operazione per il controllo coordinato del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia al comando del capitano Lorenzo Ceccarelli, coadiuvato dal comandante della stazione della Dispoli, Aldo Penna. Controllato un centinaio di stranieri senza fissa dimora o che avevano occupato abusivamente degli immobili. Otto sono stati denunciati in stato di libertà. Facciamo il punto su ciò che è accaduto con il sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta. Ma il problema dei senza fissa dimora è presente alla Dispoli come un po' a tutti i paesi dell'area metropolitana. E noi abbiamo più volte incontrato le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, sia la stazione locale e sia il comando di Civitavecchia, chiedendo dei periodici controlli su questo fenomeno, che è un fenomeno umano perché riguarda delle persone che vivono in condizioni di grande precarietà. È un fenomeno anche di degrado in alcune zone del territorio. E qualche volta anche un fenomeno di allarme rispetto ai cittadini che vivono spesso vicino a questi insediamenti di persone senza fissa dimora. E stamattina è scattato un controllo dei carabinieri, chiaramente coordinati sul posto dal comandante Penna della stazione di Ladispoli e anche chiaramente erano presenti anche i carabinieri di Civitavecchia. Sono state identificate circa 100 persone, e alcune delle quali non avevano rispettato l'obbligo di allontanarsi dall'Italia, per altri è scattata l'identificazione e poi la verifica di tutti quanti i documenti. Sono stati sgombrati alcuni immobili abusivamente occupati e quindi è un'operazione che sarà ripetuta spesso. Devo ringraziare il capitano Ceccarelli della compagnia di Civitavecchia della sua disponibilità e quindi posso rassicurare i cittadini che i controlli avverranno periodicamente, non c'è un intento punitivo verso chi lavora onestamente in Italia e chi ha un suo impiego, una sua famiglia, magari è integrato, c'è soltanto da evitare situazioni nelle quali intanto c'è il degrado per chi vive in condizioni anche gravi e rischiose e poi il degrado della città che in alcune sue zone può essere e deve essere evitato. Sindaco, per quanto riguarda le condizioni di sicurezza di Ladispoli, le situazioni in generale sono migliorate, peggiorate o sono ancora stazionarie? Ma la Dispoli complessivamente è una città tranquilla, intanto, e questo è fondamentale, è al di fuori degli interventi della grossa criminalità organizzata, che pure riesce a incidere in altre realtà locali a sud di Roma. Quindi non c'è, almeno non sembra esserci, e questo si rileva anche dai contatti che abbiamo costantemente con le forze dell'ordine, la presenza della grande criminalità organizzata. Ci sono piccoli fenomeni di violazione della legalità, sicuramente ci sono fenomeni di vandalismo, di teppismo che vengono a danni sia di proprietà private sia di proprietà pubbliche, però complessivamente, diciamo, se dobbiamo guardare per esempio i dati delle denunce presentate ai carabinieri, quest'anno sono state inferiori a quelle dell'anno scorso, tra l'altro questo è un dato un po' complessivo del nostro territorio. Quindi noi stiamo anche procedendo con la realizzazione della caserma della finanza, della Guardia di Finanza, che inaugureremo in primavera, mentre all'inizio del prossimo anno inizieranno i lavori per la caserma dei carabinieri. Quindi tutte e due queste forze dell'ordine, sia la finanza che i carabinieri, diventeranno tenenze e quindi aumenteranno l'organico a loro disposizione. Quindi complessivamente, se a questo aggiungiamo il fatto che nel prossimo anno cominceremo a installare la telesorveglianza, quindi con le prime 20 telecamere che riprenderanno i posti più importanti della città, possiamo dire che sicuramente nel 2010 ci sarà un salto di livello nel controllo del territorio della nostra città, che comunque, lo voglio ribadire, rimane una città sostanzialmente tranquilla se la paragoniamo a tante altre realtà dell'area metropolitana. Lei ritiene che ci possa essere una concausa del fatto che il sindaco Alemanno a Roma abbia cercato di mandare via tutti coloro che erano senza fissa dimora e questi abbiano cercato appunto soluzioni nei paesi limitrofi come la Dispoli? Ma è un po' il discorso dell'area metropolitana, cioè quando la capitale affronta i suoi problemi ignorando che quello che accade a Roma poi ha riflessi in tutto l'hinterland,
Può accadere questo, ma questo vale per i trasporti, vale per i servizi più in generale, per la sanità. È chiaro che laddove a Roma vengono messi in atto, perché magari c'è una grande disponibilità di forze dell'ordine, maggiori controlli, uno dei rischi è che poi i problemi si dilatino e si allarghino nei paesi dell'Interland. Comunque devo dire che sono timori questi nostri, alcuni segnali ci sono stati, ma allo stato attuale non possiamo dire che c'è un grande cambiamento di situazione. Però ecco, noi continuiamo a insistere che i problemi della zona dell'Interland romano, quindi dell'area metropolitana, vanno affrontati insieme, quindi non si può pensare che Roma decida una cosa e gli altri comuni come noi, come Fiumicino, Santa Marinella o Cerveteri o Anguillara, si trovano poi da soli ad affrontare realtà molto più complesse. Noi abbiamo dei mezzi limitati, non possiamo paragonare le nostre forze, per esempio, dei vigili urbani con quelle di Roma. Quindi continuiamo a essere molto vigili e molto attenti, ma contestualmente abbiamo posto al prefetto, al presidente della provincia di Roma e alla compagnia di cabina di Civitavecchia questa problematica. Ecco, un comune non può essere lasciato solo di fronte a problematiche che così ampie, e devo dire che ci sono risposte, ci sono state risposte, quella dei carabinieri di oggi è una delle prime risposte. Il presidente della provincia Zingaretti si è impegnato a porre la questione dell'area metropolitana a livello del governo, del Parlamento, e quindi posso rassicurare che l'attenzione rimane sempre molto alta.